Castaldo è stato un borgo molto vivo fino a qualche anno fa. Noi siamo figli di una generazione che è nata qui, che è vissuta qui prima della guerra, e la cosa di cui ci siamo resi conto è che stiamo perdendo la memoria. Quando si comincia a fare memoria è sempre troppo tardi, perché le persone che hanno vissuto veramente non ci sono più. Non ci sono più, ma abbiamo tante tracce di loro. Abbiamo tracce anche della parte storica di questo borgo, che è un borgo che ha quasi 1000 anni. Perse, ma si possono rintracciare, sono fili che si possono ricucire, come il filo della memoria. Per cui abbiamo fatto la cosa più semplice, abbiamo chiesto in un modo molto semplice, base, di mandarci un po' di foto. Abbiamo aperto un indirizzo mail e soprattutto abbiamo parlato. Ci ha aiutato molto la tratteria, Angela. Qualcuno ci ha portato foto di prima, addirittura di prima della seconda guerra, altre le abbiamo tirate fuori dai cassetti. È stata un po' un'operazione cassetti aperti. E per tanti è stato anche un modo per avvicinarsi. Siamo molto convinti che ce ne siano tante ancora. Per cui l'idea più semplice, cercare di fare una specie di album di famiglia collettivo in cui ricucire questo filo della memoria. Ed è venuto in mente così, in una classica serata estiva, parlandone, raccontandoci tanti pezzi di storia che ciascuno di noi ha vissuto, che hanno vissuto i nostri genitori, i nostri nonni. Questo è una specie di numero zero comunque, nel senso che abbiamo voluto provare a vedere se questa rete cresce, quindi la teniamo aperta 4 giorni nel pomeriggio, passando anche per il martedì, sabato, che sarà la festa di San Lorenzo, che è il patrono di Roncastaldo, e vediamo se riesce a stimolare qualche interesse o se siamo solo noi borghigiani pur di tarda generazione, però legati a ricostruire questo percorso.